Amiche ed amici, bentrovati su Sportme. Consueto appuntamento con le gare del Trinacria impegnato nel campionato Under 15. Avversario di turno, i parità del Fair Play. Ospiti che si schierano con Caggeggi, Fiorentino, Di Perna, Merendino, Agati, Oteri, Laganà, Caruso, Musarra, Cornacchia, Arcadi. Risponde la formazione di Mister Calarco con Giuffrè, Donato, Sturniolo, Roberti, Musicò, Messina, Pintaudi, Pilotta, Lopresti, Bitto, Bensalè. A disposizione ci sono Laganà, Dison, Ragno, Barbera, Portovenero, Aloisio, Picciolo, Gabrial. Panchina ospite con Raffone, Venuti, Pagano, Quartuccio, Morgante e Briaco. Si parte con un avvio dominante da parte dei ragazzi in maglia bianca. Al primo possesso infatti sale il pressing, il pallone è recuperato da parte di Lopresti, ancora Lopresti, la mette sul mancino, lo esplode, palla non trattenuta che finisce in porta, arriva la rete del vantaggio da parte del Trinacria con la firma del suo numero 9 di Lopresti, in avvio col mancino porta subito avanti i suoi. Ancora Trinacria che spinge il pallone per la corsia mancina, la corsa di Pintaudi, sgasa Pintaudi, entra in aria, ancora Pintaudi, la mette arretrata, pallone per Bensalè che gira col mancino, parata in due tempi da parte di Caggeggi, Fair Play che si salva. Ripartenza della Fair Play con la solita costruzione dal basso, occhio qua ancora alla pressione, sfera tra i piedi da parte di Bitto che prova il destro, palla che gira ma non scende. Salva in questo caso la porta della Fair Play che prova a rispondere, controllo dal limite dell'aria, l'azione personale con il destro, esploso da parte di Arcadi, para Giuffrè in presa comoda. Quest'oggi però il mancino di Lopresti è caldissimo e lo mostra ancora una volta, allo scadere della prima frazione trova una traiettoria perfetta con il mancino, impossibile provare a prenderla per Caggeggi. La palla si infila in porta e vale il gol del raddoppio. Siamo sul 2-0. Prova a rendere il passivo meno pesante la Fair Play. Qua c'è l'azione in solitaria col tocco in profondità da parte di Laganà. La palla sghizza per il destro, provato in questo caso da Musarra. La sfera però sfila sul fondo, pericolo scampato per il Trinacria. Tristi di cambi in avvio di ripresa. Dentro nell'ordine Laganà, Picciolo e Barbera. Si riparte con la seconda frazione. Prova subito a rendersi pericolosa la Fair Play con questo destro direttamente da punizione da parte di Merendino. Palla che però sibila alta. Ancora azione per i blu dall'out di destra. Il pallone al limite dell'aria. La sfera arriva buona per il destro. Provato ancora da Musarra che però non c'entra i pali. Ancora da palla inattiva, stavolta per i bianchi, ci prova Roberti, ci prova anche una seconda volta, pallone che però nemmeno in questo caso c'entra lo specchio e crea pericoli al portiere avversario. Dal corner che ne nasce però svetta di testa, Musicò accarezza l'idea del gol ma non riesce a trovare l'impatto giusto per trafiggere Caggeggi. Altra carta pescata dal mazzo è il turno di Aloisio, dentro anche in maglia numero 13 Ragno. Corner per la Fair Play, aria affollata, si va in mezzo con i pugni, Giuffrè rispedisce direttamente al mittente. Altro corner stavolta dall'altra corsia, ma sempre Giuffrè attentissimo, stavolta abbranca la sfera e tiene il parziale sul 2-0. Ancora un cambio dentro Gabrial, sempre i corner a essere un fattore, sempre di testa a provarci. Musicò non inquadra nemmeno stavolta però lo specchio. Ultimo slot con l'ingresso da parte di Dizon, ci prova qua con il destro, Pilotta, palla che sfila però abbondantemente via, sono gli ultimi sgoccioli del match, guarda il cronometro il direttore di gara, non c'è più tempo, fischia tre volte, termina così con una vittoria importante per i ragazzi del Trinacria che superano 2-0 la Fair Play Messina con la doppietta del proprio numero 9 Lopresti. Mentre scorrono le immagini di festa da Marco Laguidara, è tutto.